Non si placa lo scontro tra L'Aquila e Sulmona sulla questione rifiuti Cogesa. Il comune dell'Aquila ha presentato una richiesta di accesso agli atti al comune di Sulmona. Sotto la lente d'ingrandimento c'è un consiglio straordinario convocato proprio sul caso Cogesa, durante il quale alcuni consiglieri comunali avrebbero detto in soldoni che l'Aquila con i suoi rifiuti inquina il loro territorio. L'intesa di massima, come è noto, tra l'SM e il Cogesa è stata raggiunta una settimana fa, ma la diatriba politica non si arresta e due primi cittadini, Biondi e Di Piero, se le sono dette a distanza. Gli amministratori del capoluogo di regione non avrebbero gradito alcune dichiarazioni rese nel Consiglio dello scorso 6 febbraio. Da qui la richiesta di accesso agli atti, data all'Avvocatura, per verificare se sia stata lesa l'immagine dell'ente. Per il sindaco Biondi, il sindaco Di Piero e l'amministratore Gerardini dovrebbero smorzare sul nascere questi focolai di rancore nei confronti del comune dell'Aquila, che invece per Biondi ha sempre rispettato gli accordi in essere. Per Di Piero, stupisce invece la richiesta di accesso agli atti perché, a suo giudizio, non ci sono stati contenuti diffamatori nei confronti della città dell'Aquila. Per il primo cittadino di Sulmona, in definitiva, gli interventi dei singoli consiglieri sono espressione del libero convincimento dei consiglieri, appunto, e del diritto di critica. Il confronto e la dialettica politica sono prioritari per Di Piero.